radiobari.doc. Documenti e redazionali in primo piano su Radio Bari. Ed è giunto fortunatamente anche il mio secondo ospite. Buongiorno Luigi De Santis. Buongiorno a voi. Presidente Fai Giovani Bari. Esattamente. E c'è stato un evento in realtà sabato parecchio curioso che insomma ha unito gli Instagrammers baresi con il Fai, diciamo, il Fai Giovani ovviamente Bari. Però siccome sono tanti gli appuntamenti tantissimo. Del Fai... Insomma, meritavi un'intervista, ecco, meritavi una chiacchierata. Allora, innanzitutto, com'è andata sabato? No, è andata meglio domenica, più precisamente è stato ieri domenica, è andata molto bene, è stato il primo evento del 2014 per quanto riguarda le attività del gruppo Fai Giovani di Bari, è stata una passeggiata organizzata insieme ai professionisti di un'associazione che si chiama Arta, delle ragazze che poi fanno parte del Fai insieme anche agli amici di Instagram Bari, ed è stata una passeggiata alla scoperta di alcuni luoghi della città vecchia che molto spesso sono quelli più inesplorati, nel senso quelli che con una semplice passeggiata non si scoprono. Penso ad esempio al corpo della cattedrale, al palazzo Simi, agli scavi archeologici. Ci si ferma un po' sul lungomare, poi quando, soprattutto con quella bella giornata di ieri, più pare ci fermiamo là. Assolutamente sì, mentre ieri c'è stata questa bella iniziativa, cioè da dire, c'è stata molta soddisfazione perché eravamo più di un'80 di partecipanti, quindi sicuramente un primo evento partito bene. Benissimo, un primo evento, ovviamente il primo lo abbiamo un po' anticipato poco fa, il primo di una lunga serie di eventi. Di una lunga serie, perché innanzitutto un passo indietro, il Fai Giovani nasce da qualche mese, ecco. Si aggiunge alla grande famiglia dei gruppi Fai Giovani che sono in Italia, sono più di 50. E appartiene appunto alla grande famiglia del FAI, del Fondo Ambiente Italiano, che da decine d'anni ormai è presente sul nostro territorio e si distingue per attività lodevoli in settore nel campo ambientale e nel campo culturale. Il FAI Giovani non poteva che essere presente e adesso parte con la sua programmazione 2014 con una serie di eventi, ad esempio il prossimo, abbiamo eventi innanzitutto di vario tipo, mm-hmm. Non ci sono solo eventi strettamente culturali, ambientalistici, sono un po' a largo spettro, ad esempio il 5 marzo abbiamo un evento in collaborazione con la Casa di Pulcinella, dove vogliamo far riscoprire a giovani e a meno giovani quello che è la storia dei pupi o delle marionette, quindi un passaggio per vedere anche dietro le quinte come funziona. Che cosa succede, no? Perché di solito magari gli adulti che lo conoscono sono genitori che portano i bambini, ecco, perché poi sono tante le attività della Casa di Pulcinella, portano i bambini e la conoscono per quello. Esattamente. Infatti il merito del FAI credo che sia quello poi di far scoprire, riscoprire dei luoghi che ci sono nella nostra città, no? E anche, voglio dire, sedi, palazzi, aprirli e farli scoprire alla gente che invece non li conosce, per far conoscere meglio un po' la nostra città. Beh, sicuramente va nel senso assoluto di quello che dici tu, perché due sono gli eventi maggiori del FAI, e uno è la giornata FAI di primavera e l'altro sono i luoghi del cuore o la FAI Marathon, e sono tutte attività che portano a far scoprire al grande pubblico dei luoghi che solitamente non sono aperti per l'appunto al pubblico. Quest'anno durante la FAI Marathon abbiamo aperto dei palazzi privati che quindi solitamente in quanto tali non sono aperti al pubblico, e abbiamo riscontrato grande successo perché c'è voglia di cultura, c'è voglia anche di fare qualcosa, diciamo banalmente, di diverso la domenica, dedicarsi un attimo a una passeggiata con dei nuovi amici, casomai alla scoperta di luoghi che solitamente sono inaccessibili. Oh, che bello, insomma, facciamo vedere un po' il lato diverso, l'altro lato, ecco, di Bari, ma anche l'altro lato dei baresi, di quei baresi che effettivamente vogliono fare qualcosa di diverso, cercano di qualcosa di diverso, ecco, rispetto alla routine. La cosa tra l'altro più significativa e più bella è che ad esempio ieri c'erano tantissimi ragazzi. Ecco, la stragrande maggior parte ragazzi, è perché si pensa a Bari forse non come una città di cultura anche per i più giovani, mentre questo è accaduto, ieri ne è stata l'ennesima dimostrazione, quindi c'è voglia di cultura anche tra i giovani e tra i giovanissimi. Meno noi abbiamo male. Un programma FAI addirittura nelle scuole. Quindi sono tanti quelli che gli studenti che partecipano alle nostre attività. E si avvicinano. Poi è giusto, insomma, visto che si tratta di Fai Giovani, è comunque utile poi unirlo magari a delle attrattive che possono essere appunto, ecco, di stampo giovanile, così in modo tale da, insomma, attirare più gente possibile. Questa è un'operazione intelligente. Quello deve essere la chiave di volta del gruppo Fai Giovani per essere maggiormente attrattive rispetto alle attività già lodevoli che vengono fatte dalla delegazione
diciamo così, senior del Fai di Bari. Esatto, esatto. Allora Luigi, facciamo una cosa, ci facciamo una promessa a vicenda, che ci risentiamo prima del 5 marzo, ci rivediamo prima del 5 marzo, così diamo nei minimi dettagli l'evento, ne parliamo nei minimi dettagli nostri, già faccio parlare. Oggi è dura, oggi è lunedì, ma il lunedì è così, oggi è tragica per tutti. Grazie che non ho sbagliato date, mesi, di solito non capita. Tranne un sabato e la domenica più o meno ci siamo. Esatto, quindi... e vedi, dovrà succedere. E lunedì può capitare di tutto. Tutto è ammissibile. Tutto è ammissibile. Comunque ne riparleremo prima del 5, così ne parliamo meglio. Diamo assolutamente, tutti i dettagli, vi darò anche qualche dato in più su tutta la programmazione. Dai, quindi così. Sicuramente ci aggiorniamo con piacere per dare anche agli amici di Radio Bari e Telebari dei dati in più. Certo, perché questo Fai Giovani mi piace tanto. Allora, grazie mille Luigi De Santis. Grazie a voi, Fai Giovani. Ah, vogliamo dare un magari indicazioni sulla pagina Facebook? Sì, abbiamo una pagina ufficiale Fai Giovani Bari, quindi potete trovare tutte le indicazioni. Ecco. Abbiamo un indirizzo faigiovani.fondambiente@fondambiente.it, a cui potete insomma scrivere per avere delucidazioni. Abbiamo tutti i canali Twitter, insomma tutti i social, perché siamo un gruppo giovane e quindi vogliamo stare al passo con i tempi per essere ancora più giovani. Ok, perfetto, ok, grazie tutti, mille grazie. Luigi De Santis, rimani qui con me, così salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori. Ovviamente prima di chiudere vi ricordo la nostra pagina Facebook radiobari.cult e il nostro indirizzo mail cult@radiobari.net. ringrazio come ogni mattina per la regia di Telebari Federico Semplice, invece per questa mattina ringrazio per la regia di Radio Bari Gigi Gianluigi Maggi. Grazie Gigi, grazie anche a voi per averci seguito, vi auguro una buona giornata, a domani.